Dice in chat che partita la diretta. Lo spogliatoio là. Sì, andiamo. Sì. Andiamo lì, sì. Perché così... Io via l'esterno, sì. È vero.
pensi che mentre te nessuno di voi l'abbiamo detto fino a quando non abbiamo nessuna ambizione di nessun tipo, abbiamo l'ambizione di cambiare qualcosa, questo sì è positivo. Io dico guarda così, però insomma sindaco con tutta Gini, firmo ora, firmo prima. Con loro magari, Sì. Prendiamo la perizia. No, perché buongiorno. Salve, com'è? Ora. Fare una foto a rete di qualche prima se non scusa che c'è il figliolo che troppo è malato. Prego. Grazie a te. Alla fine rimane da dire. Ah, allora. All'inizio della mattina la scarlattina. C'è di rinchiuso. No, di primati non ne parliamo perché abbiamo re dei primati. Allora vogliamo giochiamo oggi. Sembrava un po' pensare, ti faccio giocare. Una battuta qui dentro, cosa c'è? Con le due dei bimbi, no? Le docce non erano ancora usate? Ma io ci ho provato una volta, no. Poi ci ho rinunciato perché mi sembrava un po' fredda l'acqua. L'acqua è calda, era niente che non c'è riscaldamento. Ah, ma l'atleta, no? I bimbi che salvano, si devono temprare. Io dico i bimbi sono esattamente d'accordo. Io non ho un lavorettino. È un lavoro da fare. Comunque a proposito di primati, siamo tutti primati, non siamo primatisti, ma primati siamo. Ecco, la scimmia di Gabbiani la lasciamo stare. Allora, io ho invitato a sottoscrivere la copia da lasciarvi, così almeno. Allora, noi abbiamo fatto un raffronto ovviamente tra le vostre proposte e quello che è il nostro programma. Molte delle proposte vostre le avevamo già inserite nel programma, alcune invece le abbiamo ritenuto opportuno di aggiungere, tipo anche perché non eravamo a conoscenza, no? Tipo il discorso della pista indoor, ovviamente bisognerà valutare insieme al direttore, al presidente della IMM, cercare di capire come, con quali modalità, con quali tempi, la localizzazione e così via. Per quanto riguarda invece altri
Altri aspetti, ora io qui non sto a elencare quali diciamo abbiamo, quali altri abbiamo inserito, perché diventa complesso e forse alla fine anche un po' noioso. L'importante è che per noi è lo scambio di informazioni, anche perché, ripeto, il discorso ora della mancanza di riscaldamento in questi locali, voglio dire, non è che ne veniamo a conoscenza in quanto consiglieri comunali, anzi, in realtà in quanto consiglieri comunali, io faccio parte della Commissione Lavori Pubblici, di queste cose ovviamente non se ne parla. Nell'ambito della Commissione Cultura, che si occupa anche di sport, ovviamente di questi argomenti non si parla, e quindi capite bene che anche per noi è difficile riuscire a sapere, ad avere queste informazioni, nel senso o abbiamo occasione di capitarci e allora scopriamo che c'è il problema, altrimenti è da parte dei cittadini che riusciamo a sapere che cosa va e che cosa non va. Per esempio, alcune delle proposte, tipo il discorso dell'acqua, no? Che è uno degli argomenti oggi molto, molto sentiti. Siamo d'accordo anche noi che le bollette di Gaia sono eccessive e sarebbe, secondo noi, era migliore la gestione in house, chiamiamola così, cioè la gestione locale piuttosto che la gestione in questo carrozzone, da cui sinceramente a oggi abbiamo ottenuto solo problemi e basta. Vorremmo fare anche noi un ritorno all'indietro, visto che non siamo stati noi a proporre questa avventura che oggi come oggi si sta rivelando assurda. Il problema è che chi ha organizzato la gestione dell'acqua attraverso gli ATO ha blindato in qualche modo la situazione, per cui vedremo se si potrà riuscire a in qualche modo a ritornare indietro. Probabilmente sarà difficile, ci vorrà forse un cambio di politica a livello regionale, perché purtroppo è la regione che impone questo e su questo dobbiamo muoverci. Indubbiamente tentativo lo faremo, anche perché se riusciremo appunto a guidare l'amministrazione, oltre a noi ci saranno anche altri attori in Toscana, ad esempio penso a Livorno, lo stesso problema si pone sui rifiuti. Sui rifiuti ci stiamo andando, quindi se vogliamo abbiamo un pochino qualche chance in più di bloccare l'iter, in questo Livorno è riuscita a mettere un po' i bastoni tra le ruote da questo punto di vista, perché l'intenzione a livello regionale, penso lo sappiate tutti, è quella di non solo fare questi mega carrozzoni ma di darli in gestione pure privati. Ora sinceramente dare in gestione privati risorse come i rifiuti, non dimentichiamoci che sono risorse, e soprattutto l'acqua, significa togliersi in qualche modo il pane di bocca. Cioè, poi proprio oggi, quando ci sono dei paesi che sono in guerra per l'acqua, anche perché qui poi alla fine non è che, cioè è la gestione dell'acqua che viene messa in rete, diciamo, perché l'acqua, poi l'acqua di Carrara resta Carrara, l'acqua di Lucca resta Lucca e così via, l'acqua di Viareggio resta Viareggio, insomma non è che ci sia uno scambio di acqua in qualche modo, è semplicemente la gestione, che è diventata una gestione collettiva, e i risultati sinceramente non li riusciamo ad apprezzare. Non hanno nemmeno modificato ad oggi le tubature in amianto, per cui abbiamo scoperto che abbiamo un tot 11 km di tubature in amianto, sarebbero indubbiamente da sostituire immediatamente, invece scopriamo che non viene fatto perché ci sono i debiti delle altre aziende che sono confluite in Gaia, ci sono piene di debiti, mentre la nostra tutto sommato era abbastanza in regola. Altri punti interessanti è il discorso delle partecipate. Sulle partecipate indubbiamente dovremo fare un grande lavoro di controllo, di verifica, di forse anche di riorganizzazione,
forse, poi lo vediamo un attimino perché non sempre il funzionamento è all'altezza delle aspettative dei cittadini, però lì poi si andrà a vedere come e dove andare a puntare. Per quanto riguarda il discorso del carione, il carione è uno dei grandi problemi che abbiamo, sappiamo che c'è da mettere in sicurezza tutta la strada del fiume, dalle sorgenti fino alla foce. Le previsioni di lavori non sono favorevoli. Dall'altro giorno il presidente dell'autorità portuale di sistema che vuole portare avanti il waterfront con addirittura parla ancora di porto turistico al di là della foce del Carione, quindi siamo ancora a questi punti, con tutto il problema del rischio idraulico che abbiamo sul Carione. Sinceramente, andare a costruire ulteriormente la foce del Carione è un azzardo ora come ora che sinceramente non ci sentiamo assolutamente di condividere. Quando poi un domani il Carione sarà messo in sicurezza, cosa che non dipende da noi perché è la regione e il consorzio di bonifica che hanno la competenza, però indubbiamente noi abbiamo intenzione di vigilare e come, non fare come è successo con l'ultima alluvione, dire i lavori non toccavano a noi e quindi noi non ci sentiamo colpevoli. I lavori non toccano a noi, ma è nostro compito vigilare che i lavori vengano fatti come si deve. E poi alla fine chi la paga siamo noi. È di ieri il sopralluogo che abbiamo fatto alla Padula, a prima vista i lavori sembrano fatti bene, però qualche problema qua e là è emerso. Addirittura c'è l'assemblea permanente che ventila problemi sugli animosi. Se effettivamente fosse vero, la cosa insomma sarebbe piuttosto grave, perché un conto è non avere ancora l'agibilità perché non sono state fatte ancora i sopralluoghi e le verifiche, un conto se invece certi lavori risultassero fatti non a norma. Insomma, quindi noi ci apprestiamo a prendere la guida di un comune sperando che i cittadini di Carrara vogliano dare questa impronta, questa svolta dopo tutti questi decenni. Però sappiamo di andare a scoperchiare un pentolone in cui non è detto che tutto sia a posto, perché è vero che noi siamo in consiglio comunale da 5 anni, però essere in consiglio comunale non significa avere accesso a tutti i cassetti dove stanno le informazioni, anzi dove stanno proprio quelle informazioni che di solito fuori non vengono, no? Insomma, l'abbiamo visto anche con l'ultimo consiglio comunale in cui sono arrivati diversi assestamenti di bilancio che fino al giorno prima non erano previsti, per cui un conto è quello che si scrive sul bilancio di previsione che sembra tutto oro, poi un conto è la realtà dei fatti. Dal nostro punto di vista l'impegno c'è, la serietà c'è, stiamo mettendo su una giunta ricca di competenze, presentato l'altro giorno il primo assessore, l'assessore a bilancio dottor Martinelli, che insomma consigliere comunale, laureato in economia e commercio, una seconda laurea in dirittura d'arrivo che riguarda proprio le pubbliche amministrazioni. Insomma, quello che noi vogliamo fare è lavorare con gente seria e competente, non in base al principio io ho preso 500 voti quindi mi spetta un assessorato di peso, io ne ho presi 800 quindi me ne tocca un altro ancora più importante e così via, cioè in base alle centinaia di preferenze ottengono l'assessorato di gradimento. Il nostro modo di lavorare è completamente diverso e riteniamo questo sistema di poter dare effettivamente una svolta decisiva e sensata a questa città. Ora mi taccio perché sono parlato anche di mi resta dire magari ringraziare per il contributo che vorrei
vorremmo che arrivasse un po' anche da, altre, da altri settori della, della città, in parte sta arrivando, in parte no, però pazienza, insomma, noi è già da un po' che lo diciamo, che, insomma, siamo aperti all'ascolto, perché non partiamo con un programma preconfezionato oppure calato dall'alto che ci arriva da Roma piuttosto che da Firenze o da un commissario che dice chi deve essere il candidato sindaco piuttosto chi deve essere l'assessore o la, la componente della, i componenti del consiglio comunale. Noi partiamo dal basso, abbiamo fatto una chiamata, chi voleva candidarsi si candidava. Poi ovviamente si sottoponeva alla, alla votazione, in quel caso lì si otteneva il consenso da parte del gruppo, ovviamente aveva la possibilità di essere tra i candidati. Noi abbiamo metodi completamente diversi che riteniamo siano quelli più corretti e più adatti per ottenere dei risultati migliori. Se io devo dire qualcosa, cioè se è una mia opinione, se dovesse il Movimento 5 Stelle prendere il comune, la prima cosa da fare, secondo me, è avvisare di cosa avete trovato, avete tutto, la cittadinanza. Cioè, di fare un'ordinanza, devi chiamare la cittadinanza, capito, a una riunione, a un dibattito, e dai dire che cosa c'era in questo comune. Siccome tanti cassetti non sono, si possono aprire, come dicevi te ora, allora dal momento che quando ci siete voi le aprite, e se c'è qualcosa dovete avvisare la cittadinanza di cosa c'era di marcio. Poi se cose normali non importa, però se c'è qualcosa di marcio, avvisare subito la cittadinanza. Questo per me, eh. Poi dopo ognuno governa come io rispondo brevemente, qualcosa ho già cominciato a fare, nel senso che di qualche giorno fa la conferenza che ho fatto sulla presentazione di un esposto alla Corte dei Conti sui beni estimati, cioè la giunta comunale e quindi l'amministrazione comunale e tutto il consiglio comunale, invece di dichiarare apertamente, come dice la Corte Costituzionale, che i beni estimati appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, l'attuale giunta nel 2012 ha cominciato a fare gli sconti sui beni estimati, per cui se una cava è il 50% ben estimato ha lo sconto del canone concessorio del 50%, se una cava è il 20% di ben estimato ha lo sconto del 20% e così via. Risultato, stiamo parlando ogni anno del fatto che il Comune non incassa da 1 milione di euro anche a 2 milioni e passa di euro. E quindi sono, secondo il mio punto di vista, sono un danno erariale. Ora speriamo che la Corte dei Conti voglia prendere in mano la questione in modo tale da approfondire, perché questo è uno degli aspetti veramente importanti. Siamo in una situazione un po'. Avete visto cosa è successo al Parlamento con l'onorevole Minzolini, cioè che si va contro la legge, contro la Costituzione, cioè qui non guardano niente, non me ne frega niente. Queste sono cose, insomma, importanti, serie. Voglio dire, hai votato una legge in Parlamento e poi vai contro la legge che hai votato te? No, faccio vedere la Costituzione, siamo tutti d'accordo, però tanto fanno quello che vogliono. Noi confidiamo nel 2018. No, certamente ci mancherebbe, però ecco, cioè, mi piacerebbe che ci fossero tutti i giorni queste denunce, capito? Di questa gente che oramai deve andare a casa e non ripresentarsi più. Non ripresentarsi più. Questo è quanto. Solo che ha perso il referendum. Metto, vado a casa, e l'altro lo stesso, io non faccio più politica e sono lì un'altra volta. Io lo so. Ecco, dove c'era anche la cosa dura,
anche questo, perché loro una volta se andavi sulla carta del costituzionale, dice, questa non si può fare, dice, comandano loro. I figli fanno conto anche. Ecco, dove diventa difficile il problema, ecco perché invece se invece c'è anche la cittadinanza dietro, allora è tutto un altro discorso con la cittadinanza, ma no, di fare confusione, no, ci mancherebbe, però abbiamo la cittadinanza con noi, allora chiuso. È un po' come se i partiti si fossero messi, i partiti intendo dire appunto i partiti tradizionali si fossero messi al di sopra della Costituzione, esatto, stessa, sì. No? È un po' quello che succede con i sovrani assoluti, per cui sono al di sopra e al di fuori della legge, per cui i partiti fanno le leggi, le votano in Parlamento, le approvano e poi fanno di modo e maniera che la legge ci girino intorno, perché la legge serve come specchietto delle allodole per la cittadinanza, però in realtà io ho intenzione di fare in altro modo, un po' come col finanziamento pubblico dei partiti, sì, no? Per cui questo è l'emblema poi del meccanismo, per cui dico, siccome la gente è contraria, allora facciamo in modo tale, faccio vedere che io non lo finanzio direttamente, ma lo prendo in base ai voti, e poi non è in base ai voti, perché in realtà ogni elezione prendo che siano 10.000 elettori, che siano 10 milioni, non cambia assolutamente niente, l'importante è che io ho un flusso di denaro che mi entra per poter gestire la mia baracca. Cioè quando ci vedi certe cose, e si ritorna al film di Alberto Sordi, il marchese del Grillo, che dice io sono io, voi non siete un cazzo, allora io sono io, lì è un ambiente chiuso, sono la casta, e qui allora ha detto bene Di Maio, no? Ha detto sì, tutto voi siete voi, create. No, e no, che quando vai a Napoli e fai parlare, siete voi che permettete queste cose, questa violenza, diciamo. Per forza, perché se fate queste cose che in Parlamento sono al di fuori della legge, allora ci dovrebbe arrivare lì subito, dobbiamo fermare subito il Parlamento, la questura, la polizia, fermi tutti. Via, tutti in arresto siete. No, quelli che hanno votato. Forza, perché se no hanno commesso un reato. Hanno commesso un reato. Quello non hanno aggirato la legge. Quello hanno suonato contro la legge. Come se fossero sopra la legge. Esatto. Quindi se te hai commesso un reato, devi essere arrestato subito. Invece niente. Anzi. Va bene, io mi avviso Francesco. Finito? Sì, vai. Noi volevamo un parere vostro. Noi per diciamo così avere una forza anche dietro per parlare sempre del discorso lì del palazzetto, diciamo così, sportivo dietro, che era ormai. Noi avevamo in mente di fare un convegno sullo sport e abbiamo già un gruppo abbastanza nutrito di partecipanti, perché sono i rappresentanti per esempio di Pallamano, che va a allenarsi a Pisa, la box è Sparita da Carrara e a Sarzana, il pattinaggio a rotelle si ritrova a allenarsi in spazi ridotti, perché poi quando vanno a fare campionati fuori città trovano i campi più larghi di 10 metri, più lunghi di 20 metri, che trovano. Noi qui il campo scuola ci è rimasto solamente il saccone del salto in alto e il salto con l'asta, poi con attrezzatura siamo a zero e si potrebbero organizzare tante cose. Ecco, volevo dire, questa riunione è meglio che la facciamo noi, che tutti votiamo, anzi stamani due voti, dico, ho trovato quattro voti nuovi, è un tuo collega, anzi dopo ha detto che ti viene a salutare qua, Benedini.
No, non me ne dico. Sembra... momento di pane. Sembra... no, anzi, mi ha detto, è già una condizione da anni che non vado a votare, visto che c'è Francesco, il mio collega, devo votare io la moglie, insomma, tutta la famiglia. E ho una slam dentro là. Ecco, volevo dire, sarà meglio che lo facciamo noi, come, diciamo così, simpatizzanti, però al di fuori, non diciamo che lo organizza 5 Stelle, oppure lo organizzate voi e noi interveniamo? Io penso che sia meglio che lo organizzate voi, poi magari noi gli diamo un supporto logistico, come può essere, che so, la diretta streaming, sì, la ripresa, sì, queste cose qui più... No, ecco, dicevo, se cioè noi facciamo magari questo, preparare se mai come 5 Stelle intervenite, cioè sì, io penso che sia la maniera più opportuna di recepire più simpatizzanti e più... Molto volentieri, perché lì noi abbiamo un po' visto il disegno, no, della pista. Internamente la pista ci viene, senza smontare niente. Campo di pallamano, si può fare le partite di basket, le partite di pallavolo, si può fare il pattinaggio, si può fare tutto. Beh. E secondo me sarebbe una cosa da pensarci bene, perché quello lì è un investimento al mille per mille. Ci guadagna lo sport, ci guadagna il commercio di Marina, il nome di Carrara, campionati italiani indoor a Marina di Carrara, Città del Marmo, Pallavano, cosa va in Serie A o c'è una partita ancora per andarci? Non so, però e lì comincia a dire, Petro, la Pallavano, l'hotel, la box, l'atletica leggera, io penso sono che stati sia... atleti di spicco a Carrara, un po' in tutti i settori sono sempre venuti fuori, sì, no? Quindi ovviamente può sarebbe una cosa... Ora quello lì, se fosse possibile, diciamo così, metterlo in piedi, lì ci si potrebbe fare le gare di atletica leggera, ci si potrebbe fare i convegni nazionali dello sport, i raduni nazionali. Il raduno nazionale vuol dire prendere 80 atleti, tanto c'è 80 allenatori, poi c'è i dirigenti, poi c'è la gente a Marina. Quello sarebbe un punto importante. Con il delegato tecnico, diciamo così, della FIDA ci hai parlato, no? Con Maurizio. Sono riuscito a parlarci, ma parlarci, incontrarci non ce l'abbiamo fatta. Ecco, sarebbe opportuno, perché lui, al di là non so nemmeno di che partito è, però è una persona brava, mi sembra competente, è delegato della FIDA a livello regionale, è già stato a parlare anche con Felici, è andato a Firenze, ho parlato col presidente nazionale che è della Toscana, Giomi, è della Toscana, che lo segue, che penso che sarebbe una cosa importantissima, guarda. Parla un po' più forte perché non ti sentiamo. È condivisibile, da tutti i punti di vista. E vorrei anche ringraziarvi per tutti noi, ringraziarvi per aver, come dite, organizzato questo incontro, per mettere a fuoco come alcune questioni, alcuni problemi che noi avevamo presentato come il nostro programma. Io prima usavo una metafora con il mio amico Calzolari. Ero molto amico di Sobano, si faceva attività politica all'epoca, tanti anni fa nel Partito Comunista, quindi ci si conosce già tanto tempo. E dicevo che la nostra, diciamo così, come posso definire, la nostra soddisfazione, se così si può dire, di tutti noi che ci siamo incontrati e ci siamo in qualche modo messi a disposizione di un'organizzazione sportiva, di un'organizzazione politica che indubbiamente apre, secondo il nostro punto di vista, nuovi orizzonti nel panorama politico del nostro paese. E abbiamo detto,
siccome noi non abbiamo pretese di nessun tipo, né di questo, né di quell'altro, né di... però ci dovete considerare, dicevo, come se fossimo, come dire, tutti insieme una squadra, no? Dove noi facciamo i gregari, facciamo la nostra parte, siamo un po' i gregari di questa squadra e cercando di portare il velocista oppure a vincere la tappa, la Sanremo, e qui si tratta di vincere la tappa di Carrara, però voglio dire, e quindi lavoriamo in quella direzione lì. E la nostra soddisfazione è quella di fare qualcosa in maniera, come si dice, gratuita, no? Nel dire, io faccio questo, però ricordatevi che se qualcuno ci dice ma cosa volete? No, allora non ci siamo. Noi vogliamo effettivamente che in questa città cambi qualcosa, insomma, no? E se non ci riesce a 5 Stelle, chi ci riesce? Ma come, dove si va a votare in questa città? Dove si va a votare in questa città? Chi si deve votare? E allora qui c'è, voglio dire, poi perfetti non ci sono da tutte le parti, governare poi è complicato, è difficile, si conteranno difficoltà, ci vuole esperienza politica, ci vogliono conoscenze, come diceva Di Pasquale, gli assessori devono essere naturalmente competenti, qualificati, conoscitori in maniera profonda di tutta una serie di articolazioni comunali, e giustamente dice Martinelli, oltre all'esperienza e anche queste qualità, competenze, e quindi meglio di lui, che secondo noi credo che non ci siano queste fatte qui. Quindi naturalmente fuori da quelle logiche che lui che diceva Di Pasquale, quindi io porto tanti voti, era la vecchia politica, la vecchia politica legata al mondo del malaffare, la vecchia politica legata al mondo del clientelismo, la vecchia politica legata al mondo dell'affarismo, quella del mantenimento del potere a tutti i costi, in tutti i modi, attraverso strade poco chiare, poco bene. Ecco, questo movimento è un elemento di grande rinnovamento a Carrara ma anche nel paese. E troverà tanti nemici durante il percorso, durante le battaglie che vanno fatte. Vorrebbero dire che il Movimento delle Stelle è come... ma non è vero, i cittadini non è. Poi qualcuno può inciampare qualche volta, in buona fede, ma no, voglio dire, non c'è paragone, capito? La gente è stanca di questo sistema, del sistema di centrodestra, del sistema di centrosinistra, e guarda con attenzione al Movimento. Dai sondaggi che vediamo, li vediamo, il Movimento è primo dei sondaggi. E nonostante tutti gli attacchi che portano, una patata da penare. Che tutti gli attacchi che portano al Movimento, non hanno il successo che loro prevedono o vorrebbero che ci fosse questo tipo di successo. In realtà, voglio dire, è un momento particolare. E che naturalmente poi il Movimento dovrà essere in grado di saper governare, perché io ho una grande speranza e sento anche la gente in giro che voglio cambiare, e cambiare significa, è una forza, non un partito, ma un movimento organizzato da persone pulite, da persone inattaccabili sul piano morale, e quindi la gente dice vabbè, ma insomma poi... se li vanno gli altri è peggio, per dire, ma allora bisogna dare una mano in questa direzione, perché poi il ragionamento semplice è un po' anche questo che stanno facendo, qui anche la gente di Carrara. Poi naturalmente chi governa naturalmente ha delle difficoltà, perché deve affrontare tutta una serie di grossi problemi che esistono nelle città, e comprese Carrara. Ci sono tutta una serie di precarietà che esistono in tutte le città, compresa anche Carrara. E quindi ci vuole naturalmente, che non vi manca sicuramente, quella capacità politica, quelle qualità da poter, come dire, incidere in maniera positiva su tutta una serie di problematiche che ci sono. Ora De Pasquale lì ha elencato tutta una serie di problemi, di questioni che siamo anche noi d'accordo. Vedo che qui è stato fatto un documento che in qualche modo, non so se mi sbaglio, che ha recepito anche molte delle cose. Insomma, ecco, questo qui è un elemento, è una cosa che a noi ci dà, ma non un fatto personale così, perché riteniamo che il momento che le sta vivendo molta gente di questa città è in momenti difficili, il fatto che magari è un momento decisivo.
fatto che noi, il fatto che noi magari non abbiamo problemi di carattere economico, abbiamo avuto la fortuna di avere occupazione, tutte queste fatti, ma ce ne sono tanti ragazzi disoccupati, famiglie in grande difficoltà, con tariffe estremamente aggressive in questa città. Sono piuttosto elevate ed è un dramma per molti quando arriva le tariffe e dice ma come è possibile, come... Ecco, voglio dire, poi giustamente dice vabbè ma guarda che c'è una legge regionale, c'è il PD che ha voluto questo sistema di potere, c'è il PD che ha voluto il carrozzone, ma certo loro non potranno mai dire bisogna cambiare Gaia, bisogna cambiare, perché loro sono quelli che l'hanno creato e quindi anche dal punto di vista politico di fargli una proposta da dire guardate qui così non si può più andare avanti, e ritornare come diceva Pasquale, poi è complicato, questa siamo tutti d'accordo, però battersi per una cosa così e la gente vi ringrazierà, la gente vi ringrazia, ma vi ringrazia veramente, perché come ha fatto il sindaco di Livorno, vi ringrazia, poi non è detto, è vero, che vada a buon esito diciamo l'iniziativa politica. Ma il fatto stesso che c'è l'impegno leale, forte e sincero per modificare certe cose che non vanno, ci sarà poi degli andati. Noi abbiamo fatto il possibile e quindi noi siamo, come dire, con le carte in regola da poter. Perché io ritengo che ci siano tutta una serie di problemi quotidiani che la gente deve affrontare. Problemi della disoccupazione che esiste, i problemi di famiglie che effettivamente non ce la fanno andare avanti, problemi di giovani che viene completamente, come dire, abbandonati dallo Stato, se si può dire questo fatto qui. C'è la proposta naturalmente dei 5 Stelle sul reddito di cittadinanza, ma questo finché ne è votata dal Parlamento mi pare che non sia applicabile. Noi avevamo detto De Pasquale, poi chiaramente anche la questione relativa a dare un po' di lavoro così ma insomma io non lo so, a me mi sembrerebbe a tutti noi un fatto importante da venire incontro in qualche modo, però tanto adesso pretendo di avere tutto e vabbè, insomma questo qui è un elemento di riflessione che voi dovete fare. Però voglio dire, scusa, io bisogna andare via. Grazie. Io ho una compagna che... Non perdo. Però si deve andare a fare capelli, allora andiamo già presto. Grazie. Oh, ragazzi, va bene, forza. Siamo in uno spogliatoio. Forza, ci vuole... Noi siamo con voi, quindi sì, l'importante è quello. E quando non c'è qualcosa che non va, basta... Un fischio, non si viene subito. Siamo a posto. La cittadinanza viene subito. Va bene? Ciao. Scusa, D'Andrea, lo sai, la Liviana? È una sua parente. Una sua parente. Mia cugina ti controlla. Sì. Si deve andare a fare capelli, sì, si mangia presto. Ciao. Ecco, noi voglio dire. Ogni tanto siamo mezzo sigaretti. Siamo soddisfatti, siamo andati in diverse occasioni lì alla Gazebo, ci siamo incontrati lì, abbiamo chiacchierato e insomma, voglio dire, il nostro impegno è completo e totale su questo punto qui, perché se no non abbiamo neanche una speranza. Speranza non ci sono più in questa parte. Non c'è più speranza. Sta dominando la politica del malaffare a tutti i livelli, insomma, ecco. Non è che spostare all'infinito una situazione di questo tipo e di questa natura, è incredibile, per qualcuno i reati non contano, per quegli altri invece li accaniti in maniera esagerata, insomma è una situazione così brutta, così confusionaria che il Movimento 5 Stelle si va in governo e dovrà naturalmente, il compito è difficilissimo. Carrara però è più facile di Pasquale, perché avete una buona squadra, c'è una squadra secondo noi, c'è competenze politiche, c'è esperienza di questi anni che avete fatto su e penso che se vi muovete in un certo modo avete anche il sostegno della gente. Quello che diceva lì il nostro amico che è andato via, non ha torto sul fatto di dire apriamo i cassetti.
Io penso che non bisogna andare mai con lo spirito di vendetta contro questo o contro quell'altro, però se durante il percorso si trova qualcosa naturalmente, è naturale che la cittadinanza deve essere avvertita. Noi avevamo detto che dopo i festeggiamenti, dopo i brindisi, dopo le feste, dopo gli abbracci, no? Perché io spero che succeda questo in questa città, dopo tutto questo si sarebbe dovuto per esempio fare una specie di valutare la situazione finanziaria, economica finanziaria del comune, vedere i debiti che ci sono e vedere naturalmente le risorse a disposizione per fare le cose che naturalmente sono necessarie, ma che questa revisione, diciamo così, della situazione finanziaria del comune, che andrebbe data degli esperti competenti, non in qualche modo impegnati o utilizzati in passato da questo sistema di potere, ma fuori da queste logiche, che ti dice sì, guarda, abbiamo fatto questa revisione, abbiamo visto che questo qui è così, questo è così, questo è in questo modo. Ecco, e quando queste notizie vive, presente, a sua forma, anche, giustamente, anche la cittadinanza. Può darsi che si trova tutto bene, è difficile, ma è difficile. No, sì, ma abbiamo qualche dubbio. Vabbè, ma insomma, speriamo. E sarebbe questo, male. E sarebbe un servizio alla città, questo. Questo chi, voglio dire, scritto di essere onnipotenti, ma in realtà poi arriva il giorno del cambio, arriva il giorno del cambiamento, ecco, quindi il compito che avete è un compito importante, un compito difficile, e fate sempre in modo che ogni decisione che prendete, che non dovete poi pentirvi successivamente, voglio dire, che sia meditata, che sia ragionata molto bene, riflessiva, che c'è magari il conforto anche delle persone, voglio dire, noi ci auguriamo che questa battaglia politica sia una battaglia vincente, e cosa si può fare? Noi saremo i gregari, siamo i gregari da qui fino al momento delle elezioni. Apprezziamo il tuo ottimismo. Poi vedete che si sta allenando, sì. Poi veniamo sul giorno che la vittoria a festeggiare anche noi. Tutta la città dovrà. Tutta la città. Comunque le sue parole vuol dire che in questi anni, cioè sono molto belle, perché vuol dire che in questi anni alla fine, perché l'intento iniziale era proprio questo, no? Con cui siamo partiti, di fare qualcosa di rottura, di cambiamento, ma diciamo fermo restando i valori etici, morali, insomma. Quindi ritrovarle adesso, dette dopo 10 anni, queste parole, vuol dire che forse qualcosa siamo riusciti a far trasmettere. Sì. Va bene, ci sentiamo. Dicevo una cosa, ci raccomandiamo tutti noi, la questione della struttura indoor, vedere insomma. Naturalmente io capisco, si può dare per scontato, però credo che sia una proposta che raccoglie molto tanto consenso. Ragazzi, guardate, perché serve un elemento di grande novità, novità non solo per Carrara, ma anche di Carrara, ma a livello regionale non ce ne sono. A livello regionale sicuramente. Manca a livello nazionale. Una volta con la fortuna di avere il campo di atletica vicino, esatto. Poi anche la posizione stessa, cioè voglio dire, rimane non magari non centrale, che possa creare dei problemi, quindi sì, indubbiamente con il turismo è un aggancio praticamente, diciamo che abbiamo tutto sulla base. Ora bisogna cercare di mettere in pratica qualcosa, perché sennò rimaniamo sempre. Assolutamente. C'è poco da fare. Io sono fiducioso. È difficile, indubbiamente, è difficile. C'è anche, secondo me, ora non perché sono qui, ma sono persone anche umili. È difficile, no? Perché i partiti hanno questo modo, no? Come dire,
io faccio tutto, faccio quello. C'è una nuova, come posso dire, tanto più un modo di rapportarsi in maniera diversa. Sono sicuro di quello che ha, quindi è di quello. Cioè, quella persona lì specialmente. Facciamo devo andare. No, va bene, grazie. Facciamo il nome. Grazie. Ciao, no, perché sono le 11, ma era le 11. Ci posso dire, sì, no, c'è nessuno. Grazie. Ma facciamo c'è due mesi, può. Comunque è sempre un bello spazio questo, comunque, cioè, fatto funzionare sarebbe veramente un bello spazio, eh. Anche là dentro, cioè, un bel panorama, dire, gare indoor per le gare studentesche. Basta, mi sono messo.